Accompagnata dal presidente della regione Nichi Vendola, il presidente della Camera, Laura Boldrini, ha fatto un giro degli stand e dei padiglioni soffermandosi nello spazio che ospita Agrimed, il salone dedicato all'agroalimentare. Accolta dall'abbraccio dei visitatori, ha dichiarato: penso che le istituzioni debbano rimettersi al servizio della nazione, in ascolto delle persone, andare in mezzo alla gente e non rimanere chiuse nel palazzo. Penso che l'agricoltura sia la grande risorsa di questo Paese, ad una condizione: che entri nelle priorità del governo, che il governo elabori una politica agricola nazionale e che in forza di questa politica agricola nazionale si faccia più forte, più autorevole in Europa, dove continuiamo a soccombere ad una serie di iniziative e di intendimenti che tentano di standardizzarci, di renderci tutti uguali, di negare la possibilità di una competizione che si faccia non sulla negazione dei diritti, non sulla negazione del riconoscimento ai lavoratori, ma sulla capacità di far emergere le proprie peculiarità, di confrontarsi su origini, contenuti e tradizioni diverse. Il patrimonio olivicolo della Puglia e del Mediterraneo è un patrimonio che appartiene all'umanità e io credo che non possiamo nemmeno accettare che l'Europa faccia da testimone a questa necessità. L'Europa va coinvolta anche attraverso una richiesta di impegno straordinario per poter ricercare quali sono gli elementi che contraddistinguono questa nuova emergenza e che sono riconducibili a quelle criticità che la globalizzazione ha introdotto. La globalizzazione non ha introdotto soltanto concorrenza sleale, non ha introdotto soltanto mercati particolarmente vivaci e delicati da tenere in armonia. La globalizzazione ha introdotto tutta una serie di criticità fitosanitarie che rischiano di distruggere patrimoni arborei importanti del Mediterraneo. Abbiamo cominciato con le palme, forse qualcuno dimentica che un intero patrimonio della Puglia, le palme attraverso un parassita sono state distrutte. E anche lì l'Europa ci ha guardato. Io credo che debba fare di più, il governo debba fare di più e chiedere all'Europa di fare di più. Non possiamo permetterci questo lusso con l'olivo, perché l'olivo rappresenta la pianta mediterranea per eccellenza, sulla quale si misura non solo una nostra produzione agricola, ma si misura anche una qualità di paesaggio. Una vetrina di circa 4.000 metri quadri, ma anche un luogo di incontro e confronto per tematiche di rilievo legate alla nuova PAC, al PSR 2014-2020, all'innovazione, allo sviluppo di comparti legati al turismo, all'olio, al vino e all'importante programma su agricoltura e qualità legato al marchio comunitario di qualità con indicazione geografica Puglia. Tratti di un desiderio di crescita e affermazione del comparto che va dalla zootecnia alla pesca, dall'agricoltura alla trasformazione, che l'assessorato, con dedica allo sviluppo rurale, ha sottolineato anche nel payoff del salone: in Puglia il futuro diventa grande.